Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove analizzeremo nel dettaglio degli sdoppiatori per fusibili che mi avrete sicuramente già visto usare nei miei scorsi video. Questi dispositivi sono utilissimi in tutti quei casi in cui c'è bisogno di prendere corrente nell'automobile, non si vuole tirare un nuovo cavo dalla batteria e si vogliono evitare cose come ruba corrente o modifica l'impianto elettrico. Gli sdoppiatori sono semplicissimi, da un lato ci sono due linguette che vanno innestate al posto del fusibile originale, con sopra lo spazio per due fusibili. Quello sotto sarà il fusibile originale, a protezione della linea d'alimentazione originale. Quello sopra invece sarà il secondo fusibile, a protezione della nuova linea che andremo a installare. Completa il dispositivo un cavetto a cui collegare il positivo della nuova linea. In questo modo, come potrete immaginare, possiamo prelevare dalla scatola fusibili correnti relativamente alte, facendo attenzione solo all'assorbimento massimo che la scatola fusibili può gestire. Non ci si può collegare un amplificatore molto potente, per esempio, ma si possono sfruttare linee poco utilizzate per l'installazione di nuovi accessori. Nel mio caso, per esempio, ho sfruttato la linea delle luci da 10A, quasi inutilizzata, per collegare il mio subwoofer senza dover tirare un nuovo cavo dal cofano motore. Il tutto in piena sicurezza. Visti così, quindi, sembrerebbero dei validi aiuti per tutti coloro che amano mettere mano alle proprie vetture, e in effetti lo sono, ma sono anche dei dispositivi che vanno usati solo da personale esperto in grado di capire non solo come funzionano, ma anche quali sono i loro limiti. Prima di tutto la corrente massima che possono gestire. Il cavo in uscita di solito è un cavo da 1,5 mm, quindi in grado di reggere una decina di ampere, e non dovrebbe essere usato per correnti più alte, nonostante vengano venduti in kit a fusibili cinesi di bassissima qualità e alti amperaggi. Gli spinotti di collegamento al cavo necessitano di un minimo di conoscenza di Faston e crimpaggio, oppure di saldature e collegamenti di cavi elettrici. Ma soprattutto la cosa più importante è che funzionano diversamente in base al lato di montaggio. Mi spiego meglio. Ipotizzando che nella scatola fusibili la corrente venga dal piedino sinistro e sul destro ci sia il carico, installando questo sdoppiatore con il cavo rivolto verso destra, avremo il funzionamento standard. Il fusibile in basso protegge la linea originale, mentre il fusibile in alto la nuova linea. Posizionando il cavo dall'altro lato, invece, il fusibile in basso proteggerà entrambe le linee e il fusibile in alto proteggerà solo la nuova linea. Nessun problema per piccoli carichi, nessun problema di sicurezza, ma è un comportamento da tenere presente durante l'installazione. Ed è il motivo, oltre al calcolo del massimo carico che si può applicare e alla necessità di saper fare un collegamento elettrico, che mi spinge a ricordarvi di far effettuare questi interventi solo da personale esperto e competente in materia. Nel complesso, quindi, questi sdoppiatori, accoppiati a fusibili di qualità e a conoscenze specifiche di funzionamento e dimensionamento delle linee di alimentazione, sono dei dispositivi in grado di semplificare di molto l'installazione di piccoli apparati, permettendoci di collegarci direttamente alla scatola fusibili per quanto riguarda il positivo e un punto di massa per quanto riguarda il collegamento del cavo negativo, senza la necessità di dover tirare nuove linee di alimentazione direttamente dalla batteria. E con questo il video si conclude. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un mi piace. Se hai qualche altro utile consiglio per questi sdoppiatori, lasciami pure un commento, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!